Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo test mod. Oggi sono qua per presentarvi la Piaggio Ape, la Piaggio Vespa e la Wright Bicycle, che sono appena uscite da poco tempo, sono nuove mod che ho trovato su Modoster. Guardate, vogliamo farlo cadere? Oh no, vabbè. Saliamo. Già, vedete. L'hanno fatto bene. Eh sì, mod comunque fatta bene, diciamo che potrebbero magari quando curva mettere la gamba, però no, se no non cade. Diciamo che come si accendono i fari? Con F ma non funziona. Vabbè. Zero. Ah, ho capito. Si può anche... Ah beh, si può, la luce diciamo che non funziona, però almeno diciamo che almeno una mod fatta bene, diciamo per l'uomo che va in bicicletta. Sì, diciamo che mod, sì, diciamo fatta bene. Magari ancora qualche ritocco quando curva anche le luci, visto che non funzionano. Adesso visto che lui dice però qua non abbiamo trattori. Vabbè. Ci andiamo a schiantare. Boom. Allora andiamo a prendere la Piaggio Vespa. Oh, almeno questa funziona nei fari. Sì, diciamo è un po' instabile, ma... Infatti mi sono già incastrato, ragazzi. Eh no, vabbè. Resettiamola. Ok. Beh, fai 50 all'ora, quindi diciamo che almeno per raggiungere posti... Diciamo che è fatta bene, penso sia fatta dallo stesso che ha fatto anche la bicicletta. Ecco, anche qua magari potevano aggiungere magari di sistemarla un po' ancora. Comunque possiamo vedere magari le... Ecco, infatti la mod è un po'... Bene, passiamo all'Apecar che ha... Beh, vabbè, anche le frecce, quindi dobbiamo... Sì, diciamo che comunque è una mod abbastanza fatta bene, quindi potete anche con loro Left C3L. Ah, numpad 5, potete aprire il cassone dietro, poi con 6 aprite di lato, con 4 perso di là e con 8. Ah, si apre le finestre di qua, penso. Sì, si apre questa finestra qua, anche questa. Poi con 9 aprite la porta di qua, con 7 questa, bon, quindi poi avete, vabbè, le frecce, quindi penso che sia anche tipo che si possa poi caricare qualcosa dentro, quindi beh, fai 66 all'ora, quindi anche il sound è più o meno reale. Ah, il clacson fa proprio fa ridere.
Potete infatti caricare, me lo tiene solo 800. Bello, vedete, c'è proprio la mano che si gira. Boom. Comunque diciamo che è una bella mod, anche che sì, dà ancora magari qualcosa da sistemare, diciamo che magari ancora un po' di texture dell'apicar magari, però diciamo che come mod va già bene. Tiene magari poco perché tiene 4 litri, però adesso voglio provare ad andare a scontrarmi contro la bici. Boom! Bello. Si sta imbizzarrendo. E io sono caduto. Vabbè, resettiamo tutto, ragazzi. Così almeno. Ok, bici, ah no, dobbiamo andare in retro così almeno. Ah, vabbè, il clacson com'è il... Ecco, voglio provare andare magari... Andiamo dove... Sì, diciamo che è fatta bene comunque come mod, anche proprio che si muove le gambe così. È più, un po' più realistico, diciamo. Sì, diciamo che sono fatte bene, così almeno da utilizzare magari quando dovete andare in giro, così. Adesso possiamo provare a prendere tipo... magari un trattore, provare ad attaccarlo magari davanti. Vabbè, tipo così. Aspettate. Vedete, infatti cliccate 9 e avrete la bici con il trattore che sta volando praticamente. Quindi non sappiamo dove atterrerà. Vabbè, è atterrato un po' indietro, ma... Fermati! Infatti abbiamo la bici sopra. Andiamo. Va bene, per questo test mod è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!